E ben ritrovati ragazzi ancora una volta nella live reaction Bologna-Roma, partita ultra sentita e molto difficile. La Roma scende in campo con Rui Patricio tra i pali, i tre della difesa sempre gli stessi perché non abbiamo alternative. Mancini, Llorente, Ndicka, Christensen a destra, Cristante, Paredes, Pellegrini dal primo, Spinazzola ritorna sull'out di sinistra e davanti Belotti ed El Shaarawy. Estate sintonizzati. Appena cominciata, ragazzi, c'è stato un minuto di silenzio in ricordo di Sinisa Mihajlovic. In ricordo di Sinisa Mihajlovic, ragazzi. Dai, dai. Allora, questa sera mi aspetto, ve lo dico da subito, mi aspetto moltissimo da Pellegrini. Mi aspetto moltissimo da Capitan Pellegrini che trascina la squadra come un vero leader. Dai, Roma. Il telecronista già si sta sbagliando su quella linea, c'è cioè Christensen e Christiansen. Christensen, Christiansen, Christensen, Christiansen. Regà, io veramente, guardate, questa sera già è partita male la partita, ve lo dico, c'era un fallo per la Roma, non l'hanno fischiato, invece hanno fischiato un fallo a favore del Bologna al limite dell'area, già partiamo male. Chiffi al VAR, chiffi al VAR. Primi 8 minuti, il Bologna contende il possesso palla e la Roma la butta sul piano fisico, ragazzi, questi sono i primi 8 minuti, possesso palla per il Bologna che cerca di costruire, la Roma la butta sul piano fisico. Vediamo se riusciamo a mandare avanti quel pallone. Stiamo leggermente col freno a mano tirato, eh. C'è stato un contatto tra Christensen e Szczesmaker dentro l'area, ma anche il telecronista ha detto che assolutamente non era rigore. Ma quelli del Bologna reclamano un rigore. Szczesmaker, giallo, ragazzi. Giallo pure se non sbaglio a Llorente. Però è il capitano che deve andare a parlare con l'arbitro, non gli altri giocatori. Perché se vanno a reclamare, ammoniscono. Deve essere il capitano a parlare con i giocatori quando si tratta di queste cose. La stiamo buttando sul piano fisico sin dall'inizio. Mourinho guarda in alto. Molto nervosismo, c'è molto nervosismo, ragazzi, eh. Ammonizione per Llorente i primi minuti. Ci siamo fatti ammonire un difensore. Quando andate a reclamare per questa cazzata inutile, non doveva andare a reclamare. C'è il capitano, lasciate parlare il capitano all'arbitro, no. E cazzo ci sta a fare allora? Mannaggia Cristante, ha perso un pallone a centrocampo e sta a fare riparte il Bologna. Cazzo, perché non lo passi? Voglio sapere in caso di rigore alla Roma, in caso di, siamo al 13esimo ragazzi, in caso di rigore alla Roma chi lo batte stasera? Sono proprio curioso di vedere chi lo batte stasera, in caso di rigore alla Roma. È difficile, perché c'è Chiffi, è difficile, ma in caso di rigore chi lo batte? Il Bologna fa la partita e la Roma guarda. 24esimo, 25esimo ragazzi, ammonito Thiago Motta per proteste. Su un fallo su Belotti alla caviglia, l'hanno beccato alla caviglia. Pallonetto di Llorente da centrocampo su punizione, stava per mandare a farfalle il portiere Ravaglia, mi sa che gioca, non ho capito, non gioca Skorupski. Mancato poco ragazzi, angolo per la Roma. Nicola Ravaglia, Nicola Ravaglia, l'Ortolano, l'Ortolano, ve lo ricordate? L'Ortolano, l'Ortolano. Hai fatto un nome, uno solo. Nicola Ravaglia, l'Ortolano. Angolo per la Roma, ancora angolo per la Roma, ragazzi. Dai, dai. Mamma mia, corrono, 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 non fanno un cazzo questi, oh. Tutte azioni mandate a vuoto, ragazzi. Tutte azioni mandate a vuoto, non si capitalizza. Dai, Christensen, è buona questa, cazzo! Ravaglia parata ancora una volta, colpo di testa di Belotti, bravo Christensen, ma devo da incazzare per far svegliare questi, oh! Vogliamo dirla tutta, Cristante sta facendo un primo tempo orribile, orribile! Sveglia Cristante! Che cazzo, Pellegrini sempre per terra sta, oh, ma che è? Ogni contrasto per terra va, ogni contrasto.
Dai, dai, dai. Ammonito Pellegrini, ammonito. Non stiamo giocando per niente, ragazzi. Non stiamo giocando per niente. Stiamo facendo schifo. Gol di Moro, saltato tutto il centrocampo, saltato Ndicka. Assist al centro per Moro che si inserisce e segna 1-0 per il Bologna, ragazzi. Stiamo facendo schifo. Stiamo facendo letteralmente schifo. Mamma mia, azioni pericolose della Roma, zero. Zero, forse mezzo tiro che ha deviato l'ortolano là, l'ha mandata in corner. Zero, schifo ragazzi, schifo. Senza punti di riferimento davanti, la Roma si scioglie come ne va il sole. Mandata a cagare, va. Ma guarda come cazzo hanno saltato il centrocampo questi, ce n'erano due, tutte e due saltati come birilli. Mamma mia, Ndicka non ha fatto la chiusura, niente, zero, raga, zero, 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 bisogna cambiare marcia, non c'è sta la Roma, raga, non c'è sta. Poi si lamentano che, a Roma si è preso Lukaku e Dybala, cazzo, se non ci stanno quelli, facesse in gol la Roma, se non ci stanno quelli, non arriva davanti la porta, non arriva, non arriva davanti la porta, non arriva, 11 ne devono portare così, 11 Lukaku e 11 Dybala, mortacci, poi si lamentano, abbiamo Lukaku e Dybala, se non ci stanno, questi sono i risultati, quante azioni ha fatto la Roma, quante cazzo d'azioni ha fatto la Roma sto primo tempo, non ci posso credere, oh. Non ci posso credere, oh. Lamentatevi per questo, lamentatevi. Il pallone non va avanti, non va avanti, non ci sono punti di riferimento, cazzo, questi poi ce fanno pure il secondo, ce fanno. Al 39esimo, spero che finisce subito il primo tempo. Roma da schifo. Levatemi da Tordo Spinazzola, cazzo, non lo voglio più vedere. A gennaio mandatelo via Spinazzola, non lo voglio più vedere. Mamma mia che cazzo ha combinato oggi con Zirkzee. Si è fatto girantorno come una giostra, oh. Secondo tempo Mourinho ha rinforzato il centrocampo, ha tolto via Spinazzola e ha messo Renato Sanchez. Stava facendo schifo Spinazzola. Stava facendo schifo, l'ho detto pure all'inizio. Dai, cazzo. Siamo a ricominciare il secondo tempo come il primo tempo. Mannaggia la puttana, ne posso vedere queste cose, ma che cazzo stiamo a combinare? Questi mo ci fanno il secondo gol, io non ci posso credere, ragazzi. 47esimo del secondo tempo, Roma male, Roma male. Doje, doppietta, doppietta, equivale a dire doppio gol, prima segnato Moro, adesso Ndoye. 2-0 Bologna, Roma notte fonda. Le palle le abbiamo lasciate dove? A Roma, a Trigoria le palle non se siamo portate a prendere. A Roma sta a giocare, ragazzi. La Roma non sta giocando, non sta letteralmente giocando. E questo è così rimane, eh? Manco un gol famo, questo è così rimane. Famo, non famo, segniamo. Ci abbiamo nessuno davanti, insegniamo, raga. Segniamo. Rettifico, autogol di Christensen, non Doi. Dopo l'autogol di Christensen io direi di cacciarlo e di far entrare Gasdorp. Perché ormai psicologicamente non ci sta più, raga. Fatto l'autogol, caccia. Fantra un altro, no, non ci sta. Se prima stava a giocare benino, adesso proprio ci stiamo proprio, raga. Dai, dai. È entrato Mo Sanchez, lo cacci fuori. Ma che cazzo? Raga, io non riesco a commentare sta partita veramente. Ma scusate, io non riesco a commentarla. Non riesco a commentarla. Mo è entrato Azmoun, non lo so, non lo so che cazzo è successo. Sanchez è uscito, è entrato Bove. Saranno contenti gli spalatori di merda seriale sulla Roma per questa partita di stasera. Staranno festeggiando adesso per le strade di Roma, caroselli a tutto spiano tra il Circo Massimo e il Colosseo per vedere una Roma perde. Complimenti, ma sta a leggere certi commenti, fate venire il vomito, ragazza. Piazza de merda. Mamma mia, ve dovete sotterrare, ve dovete sotterrare. Io penso che chiudo qua la live reaction, ragazzi, perché non penso che la Roma segna. Però sinceramente io parlo per onestà intellettuale e ve lo dico da tifoso della Roma, quest'anno, guardate raga, quest'anno se minimo, minimo, non andiamo in finale di Europa League e non arriviamo almeno quarti in campionato
La vedo veramente dura, dura, dura. Però gli odiatori seriali, gli spalatori di merda stanno sempre attaccati come le cozze allo scoglio, ragazzi. Quelli non ce li toglieremo mai di torno, mai di torno, mai di torno. Questi sono tifosi da Roma. Questi sono tifosi delle proprie idee. Tifosi delle proprie idee. Ok, regà, considerata finita l'avventura di Renato Sanchez alla Roma, eh. È uscito, Mourinho manco l'ha visto in faccia, l'ha cacciato dopo 15 minuti, niente infortunio. Finita, regà. Non lo so, a gennaio se lo rescindono, se ne ritorno al PSG, non lo so. Bologna ha mollato un po' la presa negli ultimi minuti, 74esimo, e la Roma cerca di approfittarne, ma senza sortite offensive siamo messi male, regà. Ma io che mai sto zitto, regà, perché se dico quello che penso... Faccio un video di merda, oggi faccio un video di merda, raga. Meglio che me sto zitto, va. Tacci loro, Renato Sanchez. Una squadra costruita essenzialmente su Lukaku e Dybala, dove quando mancano sia Lukaku che Dybala non gioca. Cioè, dimmi dove cazzo andiamo se mancano questi due, la squadra non gioca. Niente, pure a tu per tu contro il portiere abbiamo i portieri Yashin. Yashin, Ravaglia. Yashin Ravaglia che ci becca tutti i tiri, raga, tutti i tiri. Niente, niente. Non c'è sta verso, non c'è sta verso. Sto pallone non vuole entrare, non c'è sta verso. È finita, vergognatevi, 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 vergognatevi.